Barbara De Rossi, da due stagioni ormai, è al timone del programma Amore Criminale. La trasmissione si occupa di narrare i casi in cui quello che doveva essere un sentimento, si è trasformato nel motivo che ha innescato violenza e spesso, purtroppo, anche omicidi. Sulla rivista Gente, l'attrice e presentatrice ha spiegato il modo in cui si approccia alle vicende raccontate. Riesco a entrare nel cuore della storia, a far capire il meccanismo malato che si innesca a volte tra un uomo e una donna. E continuando a parlarne, la gente sta prendendo consapevolezza. Lo vedo dalla partecipazione su Facebook e su Twitter e dagli ascolti. Barbara De Rossi ha vissuto sulla sua pelle un amore malato e infatti racconta: mi è successo di essere maltrattata. È qualcosa che toglie vita, autostima e non si supera. Può succedere a tutte le donne, ma io ero più predisposta perché sono una che dà moltissimo, sono molto generosa in amore. E le donne colpite sono così. Indipendenti, con una forza incredibile per gli altri, ma fragili per sé. La presentatrice, poi, aggiunge: dico solo che sono stata fortunata. Poteva andarmi molto peggio. Mi sono isolata per mesi, non riuscivo a parlare con nessuno. Mi sono aggrappata a mia figlia e al mio lavoro. È un dolore difficile per lei da cancellare. Non credo che se ne andrà mai quel dolore, è diventato come un punto di sensibilità dentro di me. Quando si subisce un rapporto violento, è difficile trasformarlo in esperienza, in qualcosa di concreto e positivo. Mi rimane un grande senso di amarezza e impotenza. Spiega, inoltre, quali crede siano le dinamiche che si innescano in relazioni in cui la violenza è all'ordine del giorno. Fino all'ultimo si tende a dare ragione al proprio aguzzino, a sentirsi sbagliate, a dare spazio e ascolto. Molte muoiono all'ennesimo appuntamento, quando lui chiede l'ennesima possibilità. Dopo la fine della relazione con Anthony Manfredonia, Barbara De Rossi ora è legata al giornalista Manuel Parlato. Del loro rapporto dice: stiamo bene, spero che continui così, ma vivo la giornata. Non riesco a pensare al futuro. Una volta vedevo la solitudine come un limite, ora è una conquista che fa bene anche al rapporto di coppia. Chi se ne frega.